Ci troviamo in un capannone sulla via di San Pancrazio. Alle mie spalle, state sentendo, si sentono dei rumori. Chissà che cosa sta accadendo, noi lo sappiamo. Ci sono i volontari dell'associazione che stanno preparando i carri allegorici per il carnevale. In silenzio entriamo e li disturbiamo. Carlo, ma è possibile, periodo natalizio, sotto le feste state lavorando? Ovvio. Come mai? Natale è passato, Capodanno ieri è passato, oggi anno nuovo, vita nuova, i carri però ci aspettano prossimamente. A fine mese di gennaio già si esce, tocca andare avanti. Io voglio che tu ci dia qualche novità, che cosa accadrà nel periodo carnevalesco qui a Mesagna? Ma l'idea è quella di ritornare a fare un carnevale bello, grande e importante. L'anno scorso abbiamo già dato una nuova vita a tutti. Siamo sempre pochi, però pochi ma buoni, si dice. A proposito di questo, oggi vedo tantissima gente, tanti volontari, però il lavoro ce n'è tanto da fare. Ce n'è tanto se vogliamo fare una cosa grande. Se vogliamo fare un carretto, carri normali, statici, semplici, va bene, però la nostra presunzione è quella di fare delle cose un po' più grandi anche di noi magari, perché comunque il carnevale è una cosa grande, una festa bella, grande. Se si dà il valore a questa festa, si dà valore a tante attività nostre parallele mesagnese. L'idea è quella appunto di coinvolgere quanto più persone possibile. Siamo in pochi, va bene, se fossimo di più non ci sarebbe ancora problema, faremo ancora di più. Oggi siamo messi così, non è tantissimo personaggio che abbiamo, personale. Ci vuole sempre personale, intanto ringraziamo tutti questi volontari che lavorano tutte le sere, è vero? Si incontrano qui da settembre? Siamo qui dalla fine di settembre, tutte le sere, posto orario lavoro normale, ci si incontra un primo turno pomeridiano dalle 3:30 fino alle 8 e un secondo turno che va dalle 8 a mezzanotte, più o meno l'una. Questo sta succedendo dalla fine di settembre, incluso giorni festivi, non festivi, domeniche, non c'è. Le famiglie vengono, ahimè, messe da parte e dico grazie a tutte le mogli dei nostri collaboratori che hanno pazienza di e ci sopportano in qualche certo, modo. Carlo, ci sveli qualche tema che metterete su nei carri? Allora, l'idea era quella là di rappresentare il mondo delle civiltà, dei popoli, ovviamente di quelli più interessanti per noi. Infatti abbiamo il popolo dei Romani, a parte la storia di Roma non è inutile dirla a tutti, però era la cosa che più ci faceva a cuore. Abbiamo fatto gli egiziani come altra popolazione che nella storia ha dato il loro senso, il Messico che stiamo cercando di mettere insieme e poi abbiamo anche l'India come ultimo carro, diciamo, di rappresentazione, che sono, diciamo, le popolazioni ancora, ne mancherebbero altre. Fossimo stati in tanti in più avremmo fatto veramente tutti i 5 continenti. E... io voglio e sono sicuro che ci sono tanti mesagnesi che ci stanno guardando e che vorrebbero collaborare con voi. Come devono fare? Niente, semplicemente dare la loro disponibilità anche di 2 ore al giorno, credetemi, o di tanto in tanto 2 ore, 3 ore, cioè il tempo che uno, anziché passare al bar, che va bene anche stare al bar in amicizia, anche qua siamo un gruppo di amici che festeggiamo, ci divertiamo nel nostro interno ovviamente e siamo qua, siamo nel capannone in via San Pancrazio, chi ha voglia si può avvicinare. Non ci sono soldi, è tutto volontariato, mi dispiace dirlo per chi pensa che noi facciamo questo come un business, ognuno di noi ha un lavoro bene o male e viviamo del nostro lavoro, ci autotassiamo spesso e volentieri per portare avanti questo progetto, non sempre ci vengono riconosciuti i nostri sacrifici, si pensa che questo è un business, mi dispiace per dirlo a tutti, non ce la facciamo a diventare ricchi con questa attività. Quindi vedete, ci sono persone mesagnesi che ogni sera si incontrano in questo capannone di via San Pancrazio per costruire i carri allegorici per il carnevale. Siete tutti invitati, anche noi ci mettiamo all'opera e mettiamo la nostra disponibilità.